Giugno si conferma come un mese particolarmente caldo per i videogiocatori, che nelle prossime settimane potranno finalmente mettere le mani su un gran numero di titoli molto attesi. Tra questi c'è sicuramente Ratchet & Clank Rift Apart, l'esordio next gen del dinamico duo di Insomniac, ma la lista comprende anche produzioni del calibro di Scarlet Nexus e Guilty Gear Strive. Prima di esaminare l'elenco dei giochi in uscita nel corso del prossimo mese, ricordate di iscrivervi al canale per non perdere nessun video di EveryEye.it. Operation Tango è un'avventura cooperativa che vede due giocatori calarsi nei panni di altrettante spie per sventare una serie di complotti internazionali. Sfruttando ognuno le abilità dei propri avatar, un hacker e un agente operativo, gli utenti dovranno cimentarsi con enigmi e sfide di varia natura, sfruttando la comunicazione per riuscire a completare ciascun livello. Ricordiamo che gli utenti PS5 abbonati al servizio PlayStation Plus potranno riscattare gratuitamente il gioco durante il mese di giugno. Ambientato nel mondo di Warhammer 40.000, Necromunda Hired Gun si presenta come uno sparatutto frenetico e brutale, adatto a chi è in cerca di un'esperienza adrenalinica. Tra le vie della città formicaio si celano letali mutanti e membri di pericolose gang, che tenteranno di ostacolare il cammino del protagonista. Quest'ultimo, tuttavia, non si lascia intimorire facilmente, anche grazie ad un ricco arsenale di armi e potenziamenti, alla base di un sistema di progressione piuttosto articolato. Ibrido tra reboot e remake, Ghosts & Goblins Resurrection pone i giocatori nei panni di Artù, prode cavaliere determinato a sfidare il signore dei demoni per salvare una principessa rapita. Per riuscire nell'impresa si potrà contare su spade e mazze ferrate, ma anche su magie e incantesimi, tutti strumenti indispensabili per riuscire a sopravvivere in un action game a scorrimento orizzontale caratterizzato da un livello di sfida decisamente elevato. Con l'esordio di Blackwood, The Elder Scrolls Online si appresta ad inaugurare il nuovo arco narrativo di The Gates of Oblivion. Cultisti e portali fiammeggianti che conducono al reame di Molag Bal sono solo alcuni dei pericoli che attendono i giocatori all'interno dell'espansione, che offrirà molteplici occasioni per testare il nuovo sistema compagni. Questi ultimi potranno essere evocati con il proprio corno da guerra, per dare man forte durante gli scontri. Dopo essere stata inserita tra i giochi gratis con PlayStation Plus a maggio 2021, la versione PlayStation 5 di Wreckfest, Drive Hard, Die Last approda ora ufficialmente sul mercato. Tra le migliorie di questa edizione possiamo citare una revisione di effetti visivi, texture e illuminazione, oltre a tempi di caricamento ridotti e supporto alla risoluzione 4K con frame rate a 60 fps. Con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, il picchiaduro del 2007 torna in azione con una veste grafica inedita basata sul Dragon Engine, il motore utilizzato negli ultimi capitoli della serie Yakuza. Ad arricchire ulteriormente la riedizione troviamo in particolare una nuova colonna sonora, un'interfaccia utente rivista, un'inedita sequenza d'apertura e un sistema di illuminazione aggiornato. Blizzard sta per aggiungere una nuova tappa al suo percorso di riscoperta della storia di World of Warcraft con la pubblicazione della versione classic di The Burning Crusade. A distanza di quasi 15 anni dall'esordio dell'espansione, il Dark Portal sta dunque per aprirsi ancora una volta, pronto a trascinare gli incauti avventurieri di World of Warcraft Classic nel continente delle Outland. Tour de France 2021 fa il suo esordio sugli scaffali con nuove opzioni di personalizzazione per la modalità My Tour, un inedito meccanismo di recupero, una resa maggiormente realistica delle dinamiche di gruppo e un sistema di obiettivi rinnovato. Per questa nuova iterazione della serie, il team di sviluppo ha provveduto ad aggiornare l'intero database di ciclisti, valutazione e marchi ufficiali del Tour de France. Puzzle platform ispirato a Ori and the Blind Forest, Evergate accompagna il pubblico alla scoperta del legame che unisce due anime affini. Nei panni del tenero spirito di Ki, i giocatori si imbarcano in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo che richiederà astuzia e abilità per essere portato a compimento. Rallentando il tempo, dovremo superare ogni livello sfruttando i poteri di speciali cristalli, tra acrobazie da calcolare al millimetro e sequenze sempre più articolate e complesse. Il survival horror The Persistence fa il suo ingresso nella next gen con un nuovo sistema di illuminazione e con tanto di supporto al ray tracing. Alcune modifiche all'interfaccia utente permettono inoltre di rendere l'esperienza di gioco più immediata ed appagante. I giocatori in possesso della precedente versione del gioco potranno procedere all'upgrade senza costi aggiuntivi su tutte le piattaforme di gioco. La serie targata CI Games torna sul mercato con un'offerta rinnovata e un comparto tecnico potenziato. Ambientato in un futuro prossimo, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 conduce i giocatori in un Medio Oriente controllato da una potente organizzazione criminale.
Con la regione completamente nel caos, i cecchini dovranno mietere bersagli dalla Libia alla Siria, tra le maglie di una campagna single player che promette una significativa longevità. Assalti a castelli, piogge di frecce infuocate e feroci scontri all'arma bianca attendono i combattenti pronti a calcare i campi di battaglia in Chivalry 2. L'IP di Thornbanner Studios torna in azione nella forma di una furiosa esperienza multiplayer, che porterà i giocatori ad affrontare scontri campali nei panni di cavalieri, arcieri e altro ancora, sviluppando e personalizzando il proprio alter ego grazie ad un sistema di progressione diviso in classi. Final Fantasy VII Remake fa il suo esordio su PlayStation 5 con un comparto tecnico potenziato, oltre a una photo mode e al supporto al feedback aptico del DualSense. La principale novità della riedizione è però il DLC Intermission, che propone un nuovo arco narrativo interamente dedicato a Yuffie. Gli utenti già in possesso di Final Fantasy VII Remake su PlayStation 4 potranno procedere all'upgrade gratuito su PS5, ma in questo caso l'avventura di Yuffie dovrà essere acquistata a parte al prezzo di 19,99€. Ibrido che integra dinamiche survival e meccaniche da hunting game, Open Country sfida i giocatori a farsi strada nella natura selvaggia. Zaino in spalla e fucile in mano, il protagonista dovrà lasciarsi la città alle spalle e dedicarsi alla caccia per sopravvivere. Costruendo avamposti e rifugi, il cacciatore potrà inoltrarsi sempre più a fondo tra i boschi per soddisfare le richieste dei personaggi che incontrerà lungo il cammino. Ryu Hayabusa ritorna sulla scena videoludica come protagonista di una nuova raccolta firmata Team Ninja, che include al suo interno Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Ninja Gaiden Master Collection include anche la totalità dei contenuti distribuiti per ciascuno dei titoli della raccolta, tra costumi e ulteriori modalità di gioco. Guilty Gear Strive è la nuova iterazione della nota serie picchiaduro firmata Arc System Works. Forte di una direzione artistica fenomenale, il titolo tiene fede alla tradizione della saga proponendo una formula di gameplay sfaccettata ed appagante. Per immergersi nel mondo di gioco, gli appassionati potranno fare affidamento sulla modalità storia, pronta a portare a conclusione i 20 anni di storia della serie. Con personaggi inediti e graditi ritorni, il roster promette un'esperienza di gioco ampia e variegata. Il duo di Ratchet & Clank è pronto ad affrontare una nuova epopea, che promette di assumere su PS5 proporzioni davvero cosmiche. Costruito attorno alle potenzialità dell'SSD della console, Ratchet & Clank Rift Apart proporrà transizioni istantanee da una dimensione all'altra, oltre a un comparto grafico davvero sensazionale. Non mancherà inoltre all'appello il supporto alle feature del DualSense e all'audio 3D. Nel quadro di un'avventura che vedrà il Lombax più famoso della galassia affiancato da un intrigante new entry, la misteriosa River. Con Laboratorio di Videogiochi, Nintendo propone al pubblico un vero e proprio cantiere creativo. Con una serie di giocose lezioni guidate, l'esclusiva per Switch accompagna gli utenti nella creazione di esperienze videoludiche via via più complesse e articolate. Sarà inoltre possibile condividere il proprio gioco con altri utenti, sia in locale sia online. I giocatori non solo avranno la possibilità di provare le opere altrui, ma anche di modificarle per poi ricondividerle. L'universo fantasy di The Elder Scrolls Online sbarca sulle console dell'attuale generazione con un aggiornamento tecnico disponibile gratuitamente per i possessori del gioco. Gli utenti potranno scegliere di vivere le proprie avventure in modalità prestazioni, con un framerate ancorato a 60 fps, oppure in modalità fedeltà, a 4K e 30 fps. L'elenco delle migliorie include anche una distanza di visualizzazione aumentata, caricamenti più rapidi, riflessi e ombre migliorati, un anti-aliasing aggiornato e texture maggiormente definite. Red Solstice 2 Survivors è uno strategico ambientato nell'anno 117 del Dopoterra, in un mondo post-apocalittico denso di minacce. Il giocatore dovrà schierare sul campo di battaglia unità di assalto, demolizione, supporto pesante e ricognizione, oltre a medici e cecchini. Una volta atterrati nuovamente su Marte, gli appassionati troveranno ad attenderli un mix di azione in tempo reale e pianificazione strategica. Già disponibile su PC, la versione migliorata del titolo 4A Games è ora pronta per il debutto su console. Metro Exodus Enhanced Edition propone un comparto tecnico profondamente rinnovato, con una risoluzione in 4K affiancata a un framerate ancorato ai 60 fps. Confermato il supporto al ray tracing e all'audio 3D, la riduzione dei tempi di caricamento e la possibilità di regolare liberamente il field of view. Ambientato in uno scenario etereo, LEGO Builder's Journey si propone come un puzzle game caratterizzato da toni riflessivi e introspettivi. Nella produzione, i giocatori si troveranno ad edificare le costruzioni più disparate, accompagnati soltanto da una colonna sonora evocativa.
Seguire le istruzioni o lasciar viaggiare libere creatività e fantasia saranno entrambe soluzioni praticabili per un'esperienza videoludica targata Lego decisamente insolita. In Dungeons & Dragons Dark Alliance, action RPG sviluppato da Took Games, i giocatori si ritroveranno a vestire i panni di Driss Dorden, Catty Bree, Wulfgar e Brunor Battlehammer per portare a termine un'epica impresa. Ad arricchire l'esperienza troviamo una modalità cooperativa a 4 giocatori, con supporto al crossplay limitato alle console dello stesso ecosistema. Ricordiamo inoltre che gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente il gioco sin dal day one. Contenuti aggiuntivi, funzionalità inedite, un comparto tecnico migliorato e una colonna sonora completamente riarrangiata rappresentano i punti di forza della riedizione di Legend of Mana. Il cult ritorna così sul mercato in un'interessante versione rimasterizzata, grazie alla quale i videogiocatori potranno tornare a cimentarsi nella ricerca del leggendario Mana Tree. Scarlet Nexus è un action RPG ambientato in un futuro apocalittico, in cui lo sviluppo tecnologico e scientifico ha portato gli esseri umani a padroneggiare potenti abilità psichiche. La diffusione di poteri psionici tra uomini e donne porta però un'insospettabile catastrofe, quando creature mostruose discendono dal cielo, attirate dalla possibilità di nutrirsi degli esseri umani. A partire da queste premesse, Bandai Namco ha costruito un'avventura caratterizzata da un'estetica di grande impatto, ispirata all'animazione nipponica. Con un gameplay che si colloca a metà strada tra tradizione e innovazione, Mario Golf Super Rush si prepara a riportare sul green gli estimatori della serie di Nintendo. Gli aspiranti golfisti potranno cimentarsi con la modalità avventura, affrontando in solitaria il cammino che conduce alla vetta del professionismo, oppure partecipare a partite competitive insieme ad altri 3 giocatori. Tony Hawk's Pro Skater 1 più 2 si prepara ad approdare anche su Nintendo Switch per permettere ai giocatori di cimentarsi in trick e acrobazie folli. Entrambi i titoli si presentano con una veste grafica completamente rinnovata e con un'esperienza di gameplay in grado di soddisfare sia i novizi che i veterani della serie. Il remake di Destroy All Humans si appresta a raggiungere il catalogo di Nintendo Switch per proporre al pubblico un'avventura a base di distruzione e comicità. Nei panni dell'alieno Crypto 137 saremo quindi chiamati a conquistare la Terra ricorrendo agli strumenti più disparati, tra armi aliene e abilità psichiche. A 6 anni dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo della serie, la saga di Disgaea torna in esclusiva su Nintendo Switch. Tra i tratti distintivi di Disgaea 6, Defiance of Destiny, troviamo un comparto grafico rinnovato e un gameplay tattico decisamente stratificato, che punta a soddisfare sia i veterani della serie, sia le nuove reclute. E così si conclude l'offerta di giugno. Vi auguriamo buon divertimento!